C'è tra noi un regista italiano, uno degli autori più importanti che si sono affermati in Italia a partire dalla fine degli anni Ottanta, che ha presentato da noi un documentario molto interessante, che è molto piaciuto anche stamattina quando l'abbiamo proiettato e che è legato anche a una delle sensibilità nei confronti della solidarietà sociale, che come sapete è uno dei caratteri e dei tratti fondamentali di questo festival. Chiamo sul palco Silvio Soldini. E mi fa molto piacere perché comunque li conosco molto bene e cerco veramente di aiutarli durante l'anno più che posso. Pensate che con soli 125 euro si può ridare la vista a un bambino. Grazie a Silvio Soldini. Vorrei chiamare anche il presidente di CBM Italia, Massimo Maggio, qui sul palco con noi. Ne approfitto per leggere la motivazione. Il premio Città di Taormina va a Silvio Soldini per la cura, l'impegno e anche lo stile con il quale nei suoi documentari, in particolare Un albero indiano, presentato all'anteprima festival, ha raccontato la sorprendente capacità di conoscenza e solidarietà che abitano il mondo dei non vedenti. Grazie. Massimo Maggio per questa iniziativa realizzata con Silvio Soldini. Grazie, grazie a tutti, buonasera. Permettetemi di dire il grazie ufficiale questa sera a Silvio, perché Silvio è riuscito con la sua arte, ma soprattutto con la sua poesia, a trasmettere a tutti, e questa mattina abbiamo avuto ormai la consacrazione, direi, a trasmettere quelli che sono i nostri valori di riferimento. Uno su tutti, dare la speranza e la vita veramente a tanti bambini. Ho i dati, noi siamo una ONG italiana e che fa parte di una famiglia internazionale. Ho i dati che mi sono arrivati proprio prima di partire per Taormina, i dati dello scorso anno. Noi siamo intervenuti e abbiamo curato 25 milioni di bambini, di persone, ma soprattutto 25 milioni di persone che non riuscivano a vedere, ma soprattutto non riuscivano a vedere la speranza nel futuro. Grazie, grazie. Grazie a voi. Grazie a voi che avete permesso di fare questo lavoro. Grazie a Giorgio Carini con cui ho collaborato per farlo. Soprattutto grazie a una persona meravigliosa che è Felice Tagliaferri. Esatto, che è il protagonista del documentario, pensate, uno scultore non vedente che insegna, nel documentario racconta proprio questo, ai bambini o alle persone non vedenti, e anche fuori dall'Italia, c'è cioè una parte bellissima in India, a come vedere con le mani, quindi l'arte della scultura trasmessa ad altri non vedenti, veramente un documentario straordinario. Allora, per premiare Silvio Soldini vorrei chiamare qui l'attrice siciliana Carmen Longo e anche la nostra Lady Maserati per il premio Città di Taormina Silvio Soldini per il documentario CBM Italia. Ecco, la nostra Lady Maserati consegna il premio a Carmen. Allora, grazie a Silvio Soldini e grazie a CBM Italia per quello che fate.